genitori, quelli là, diciamo, che quindi gli brucia la fronte, sono venuti qua con tutti i loro dipendenti a creare un nuovo blocco stradale, si è già creato. Adesso stiamo, stasera itineriamo, stiamo raggiungendo il punto d'incontro che è Palazzo Santa Lucia, e quindi niente, insomma, voglio dire, sarà una lunga notte finché il telefono avrà batteria, chiaramente, perché siamo online da più di un'ora, per cui speriamo di riuscire a darvi notizie, informazioni fino alla fine. Ma i ragazzi stanno veramente incazzati neri. Speriamo che in mezzo a questa gente che lavora non si infiltrino anche personaggi, diciamo, poco raccomandabili. Noi cercheremo. Bravo, hai ragione. Bravo. Quindi eccoci qua. Veramente è stata una cosa rapidissima. 10 minuti fa stavano tutti in piazzetta orientale a mezzo cannone, 5 minuti e sono arrivati tutti quanti qua. Stanno urlando libertà, perché è l'unico slogan degno. Libertà, dobbiamo lottare per la nostra libertà. Allora, li sta caricando la polizia, li sta caricando la polizia. E io ve l'ho detto, no? Lacrimogeni, come vedete, non è come ieri, perché gli ordini sono completamente diversi. Gli ordini sono questi sono lacrimogeni. Sono lacrimogeni e si bruciano gli occhi, ci allontaniamo. Per questo c'è una carica violentissima della polizia anticipata da un fitto lancio di lacrimogeni. Come vedete, mi stanno lacrimando gli occhi, non mi sono commosso, ma mi stanno lacrimando gli occhi. E questo è quanto, ragazzi, siamo praticamente nel cuore, ecco qua, vedete, dietro a questa cortina fumogena quindi niente, la polizia stava di ieri. La polizia brava di ieri non è di turno stasera, ci sta un'altra polizia, quella là che non vuole accettare discussioni, compromessi e niente, quindi hanno caricato senza mezzi termini e l'area è completamente accerchiata, i ragazzi sono chiusi noi in un quadrilatero. Ecco, da lì stanno arrivando i carabinieri. Quindi, a me mi stanno lacrimando gli occhi in una maniera indecente. Allora, anche noi cercheremo finché
ci daranno. Da qua non si può stare, già bruciano gli occhi tantissimo, già bruciano gli occhi veramente tanto, bisogna prendere la gola, prendere la gola e gli occhi. Le risposte sono questi, queste bombe carta . Temo che la cosa, se continua così, si metterà male. Andiamo dall'altro lato, Nico. Qua non si può veramente stare. Adesso stanno dirigendo sul lungomare. È stata veramente una cosa. C'erano una cinquantina di poliziotti in assetto antisommossa. Da dietro agli scudi e hanno sparato altrettanti lacrimogeni. Una cosa veramente indegna, perché i ragazzi non stavano sì urlando, ma voglio, stanno manifestando, e quindi niente. Uè, caro, no, mi sono trovato vicino a un lacrimogeni, ho gli occhi che mi stanno veramente lacrimando tanto. Eccoci qua su via Caracciolo a testimoniare ancora una volta quello che sta accadendo. Presumo, spero che non sia così, ma la vedo triste, perché sicuramente da come è partita la polizia non vogliono dare spazio alla discussione, quindi l'ordine è sicuramente quello di sgomberare la strada, quindi caricheranno sicuramente, si stanno solo organizzando. Io sono riuscito a vederne una cinquantina. Nicola, se ci dovessimo perdere ci vediamo vicino al motorino. Sì, sempre al motorino, sì. Vabbè, poi ti faccio uno squillo, benissimo. Però se non si scarica il telefono, Nico. Allora, come vedete, stanno continuando. Noi ci avviciniamo quanto più è possibile. I ragazzi stanno. Ai lacrimogeni della polizia stanno rispondendo con queste bombe carta. Quindi. Scusami un attimo. La polizia sta continuando a lanciare lacrimogeni. L'aria è praticamente irrespirabile. L'aria è irrespirabile. Non so se riuscite a vedere il fumo, i lampeggiatori della polizia e altre stanno arrivando dall'altro lato. L'aria è praticamente. L'aria è completamente accerchiata, i ragazzi non si sono ancora resi conto che fra poco saranno presi, anzi saremo presi alle spalle. E niente, ragazzi, questo è il De Luca che avete votato, La stragrande. Non dite io non l'ho votato, perché va a finire che alla fine la giunta dica che mi sono battuto contro. Questo è il De Luca che avete votato. Questo sta facendo, vedete? I ragazzi. Allora, io alzo la mascherina non per la polizia, ma per evitare di respirare questo gas, perché queste mascherine potentissime che fermano i virus, spero che almeno un gas o fermano. Ecco qua le risposte che non dovrebbero assolutamente dare.
si sta trasformando in un'azione violenta, il che non porterà assolutamente a nulla di buono. Però Napoli, città ribelle, Napoli è sempre stata storicamente la città. Lui sta spostando per non far fermare le macchine, il divieto di... No, glielo volevo lanciare addosso alla polizia. Pensavo volesse spostare solo... Voglio invece niente di più, francamente. Quindi la situazione... Cancella il video. Allora, stabiliamo, c'è la stampa nemica e c'è la stampa amica. Noi siamo quelli che stanno smerdiando quei signori che stanno buttando i bomb gol. E sto di stronzo si avvia il telefono a mano. Chiaro? Se stessimo con loro, stessimo là. Quindi torniamo a noi, perché c'è qualcuno nervoso che non ha capito che stiamo facendo realmente. Stiamo raccontando la rabbia dei napoletani. Questo è quello che stiamo facendo. Non Napoli, non manca da più che... Non si può respirare, ragazzi. L'aria è diventata. Non c'è respirare. Un attimo di pausa. Bisogno di aria pulita. Mi ha preso la gola. Ecco qua. Allora, come avevamo sospettato, in mezzo a chi sta manifestando per i diritti al lavoro, si sono infiltrati i centri sociali. Tutto qua. I coglioni che stavano lanciando praticamente materiale, pali di ferro e bombe contro la polizia sono i centri sociali. I commercianti, i lavoratori stanno qua, come potete vedere. Quindi ancora una volta si sta cercando di monopolizzare una manifestazione spontanea. Complicato. Veramente complicato. Veramente complicato. Tensione altissima, molti ragazzi, quelli là per bene, stanno sugli scooter pronti eventualmente ad andarsene, perché chi si batte per il lavoro certamente non vuole lo scontro, vuole ragionare. Infatti la manifestazione ha preso una brutta piega per delle presenze praticamente infiltrate. Questo grazie a chi ha deciso di fare questa rimpatriata in un luogo che ha un chiaro marchio politico. Io vi devo lasciare un attimo perché veramente gli occhi mi stanno lacrimando.